Le fiamme, poi il fumo acre e denso che dall'emporio commerciale si diffonde nell'edificio ed è il panico perché al piano superiore il cinema multisala Cinergia è ancora pieno di gente. Paura poco dopo la mezzanotte a Rovigo per il vasto incendio scoppiato in uno degli edifici del parco commerciale di Viale Porta Po. Subito sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco da Rovigo, Adria, Castelmassa ed Este che hanno provveduto ad evacuare le 6 sale del cinema e ad avviare le operazioni di spegnimento. Una quindicina di persone che si trovavano nello stabile sono rimaste lievemente intossicate dal fumo e si sono presentate al pronto soccorso degli ospedali della zona. Non semplice l'intervento dei pompieri a causa dell'elevata presenza di materiali infiammabili nel magazzino dell'Emporio, tant'è che dopo oltre 12 ore dalle prime fiamme, nel primo pomeriggio, il rogo ha ripreso vigore. Abbiamo attivato anche la protezione civile, quindi per dare un po' un supporto. So che ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco, non solo di Rovigo, ma anche di altre località vicino a Rovigo attivate. Sembra che l'incendio, però, ripeto, sono in corso gli accertamenti, si sia, come dire, divampato sotto le sale del cinema e poi sia salito sopra. In questo momento si è un po' ravvivato proprio perché ha raggiunto, credo siano caduti dei muri in cartongesso e quindi magari coinvolgendo altre parti di magazzini. Dai primi accertamenti, peraltro ancora in corso, pare che il rogo sia stato provocato da un cortocircuito o comunque da un guasto all'impianto elettrico dell'Emporio, ma solo nelle prossime ore, ultimate le operazioni di spegnimento e smassamento, si potrà sapere con maggiore chiarezza cosa abbia generato l'incendio. Sul posto anche i tecnici dell'ARPAV per valutare le eventuali ripercussioni ambientali dell'incendio. Grazie.